Cari amici, trade, buongiorno. Oggi è il 7 di febbraio, venerdì. Andiamo a vedere l'analisi sulle candele per la giornata di oggi. Partiamo da un calendario dove ci sono stati adesso stamattina dei dati sul, scusate, sul dollaro giapponese. Poi vediamo che stamattina abbiamo niente di speciale. Vedete che i primi dati, lo vedete qua, è alle 14:30 dove c'è le buste paga del settore manufatturiero. Vedete che è positivo. Attenzione, perché anche i dati sul come si chiama su in ADP erano stati positivi. Poi vedete che abbiamo il tasso di disoccupazione che rimarrebbe rimanere invariato, poi la variazione nel livello di occupazione per il dollaro canadese che dovrebbe essere positiva, e poi l'indice dei IVA dei detrattori degli acquisti. Vedete che una giornata, attenzione, abbastanza tranquilla. Penso che durante la mattinata ci sarà solo lateralità fino al dato del no farm payroll. Partiamo con euro-dollaro. Euro-dollaro che sta ieri, vedete, ha continuato la sua discesa per fare un nuovo minimo a 1,9814. Siamo sempre in una fase short, G3 non ancora partito, siamo sotto il TSI e qui per il momento suggerisco di aspettare. Prossimo target potrebbe essere attorno a 1,8800. Vedete, per il momento aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi il GBP USD, eccolo qua, GBP USD sempre al ribasso, vedete. Anche ieri un'altra candela negativa. Vediamo che se andiamo a vedere in H4, eccolo qua, l'H4 ve lo faccio vedere subito dove sto contando i cicli. Vedete che dopo il G1 è partito qui, eccolo qua. Questa era la partenza del G1, un G1 che ha fatto un rialzo per poi dopo ritornare subito a fare la chiusura al ribasso. E guardate che adesso siamo alla candela numero, attenzione, 32. Ovviamente siamo sotto il TSI anche qui. Per momento suggerisco di aspettare, di non fare niente, perché non ci sono, a mio giudizio, le condizioni per poter entrare. Poi oggi non fan payroll, inutile prendere fare delle operazioni. Potrebbe anche ritornare a 1,27 e 372. Staremo a vedere. Il dollaro yen anche lui, vedete che continua il suo rialzo. Vedete che qui siamo in G1, per il momento è andato a prendere questa media 600. Attenzione, perché qui tutte le volte è stato respinto. Vedremo cosa succede oggi. Comunque, trend per il momento rimane ancora al rialzo. Vedete che siamo ormai qui. Il rialzo è partito, se non mi sbaglio. Facciamo vedere qua il rialzo, è partito il 23 agosto e siamo sempre sulla posizione di rialzo. Per il momento anche qui aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi il dollaro canadese, attenzione ai dati di oggi, dollaro canadese che continua, vedete anche ieri un'altra candela, Doji anche qui gli 1,33253 non è stato preso. Se dovesse rompere potrebbe continuare a 1,33500, trend rimane ancora al rialzo, vedete che le medie sono tutte rivolte verso l'alto, anche qui suggerisco di aspettare. AUD USD, la situazione rimane sempre tanta incertezza, scusate che qui ho spostato per errore questo, eccolo qua. Anche qui per il momento aspetterei prima di aprire posizioni, come si chiama, long. Per il momento il trend per me rimane ancora al ribasso e anche qui suggerisco di aspettare prima di fare qualsiasi movimento. Per il momento non è utile entrare a mercato perché secondo me non ci sono le condizioni. Scusate che metto questo così, eccolo qua. Qui aspettiamo, qui lo allungo per vedere anche qui per voi. Scusate dell'interruzione. Eccolo qua, lo allungo. Eccolo qua. Poi andiamo a vedere adesso il dollaro
dollaro messicano che attualmente lui si trova sempre in una fase di ribasso, probabilmente potrebbe andare a prendere 18,49, non facciamo niente, tutto restiamo short, aspettiamo. Poi andiamo a vedere le crypto che sta dando soddisfazioni. Vedete che ieri ha fatto un nuovo massimo Ethereum a 2,116. Prossimo target dovrebbe essere 225. Siamo dentro al rialzo, probabilmente anche qui. Aspettiamo, non facciamo niente. Poi andiamo a vedere dopo Ethereum, andiamo a vedere il nostro Bitcoin che rimane sempre anche qua. Ieri ha fatto una candela piccolissima. Attenzione perché adesso Ethereum potrebbe fare delle performance migliori di Bitcoin. Starei attento, potrebbe diventare la prima moneta cripto del mercato. Vedete? Ecco qui. Aspettiamo di vedere cosa succede ai 10.000. Poi, US dollaro, vediamo com'è la situazione sullo US dollaro. Vedete che rotto i 12,35, partito al rialzo, vedete? G2, vedete anche qui, potrebbe continuare al rialzo. Aspettiamo, vediamo prossimo target, potrebbe essere i 12,47. Per il momento anche qui tutto rimane invariato, rimane long, per il momento si aspetta. Poi dopo andiamo a vedere il gold che io sono entrato ieri con uno stop molto piccolo, vedete che siamo adesso qui in una fase chiusa con una candela positiva. Sopra la candela precedente, attenzione che qui c'è questo, come si chiama, lateralità delle medie, qui attenzione, non, il trend poi anche qua, non so ancora se questa è la chiusura del G2 o l'inizio del G2 o se è la chiusura del G1, per il momento staremo a vedere, il minimo del 14 gennaio sta ancora tenendo. Poi andiamo a vedere il DAX che continua la sua crescita, vedete 13,55. Anche qui per il momento aspettiamo, restiamo sempre in attesa. Il Dow Jones che ieri ha fatto una candela ad oggi, è andato a prendere 12.500, trend rimane comunque sempre long. Questo potrebbe essere la chiusura del G4. Vedremo se qui è la partenza del G1. Poi il Nikkei, la musica, anche qua. Sempre al rialzo potrebbe andare a prendere adesso i 24.186. Staremo a vedere se sarà così. Terminiamo con il petrolio. Petrolio che anche qui, petrolio, attenzione, candela ieri negativa, vedete, siamo ancora al rialzo. Attenzione, non so se questa è la partenza del G1. Per il momento qui metto G1, ma non ne sono ancora sicuro. Per me il trend rimane ancora short. Staremo a vedere nella giornata di oggi cosa succede. Poi, dopo il petrolio, andiamo a vedere il copper. Copper che ha fatto ancora il suo rialzo. Siamo in un G4. Per il momento anche qui aspettiamo, non facciamo niente, siamo in attesa. Gas, lui invece continua il suo incertezza, per me il trend rimane G4, potrebbe essere partito qua il G4, rimane ancora in short e poi la soia che al momento rimane ancora incerta. Io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti una buona notte e ci sentiamo domani. Ciao.